Era già successo a dicembre e accade di nuovo per la Design Week di Milano. Via Monte Napoleone si riempie di auto del gruppo Audi Group. Audi Group, che significa Lamborghini Huracan, questo splendido esemplare arancio rosso fuoco. Poco più avanti ci sta una Ducati, non una moto ma una scultura dedicata alla leggerezza, e se mi segui vi faccio vedere cos'altro si può vedere. Direi che questa è quella che attira di più, la Giugiaro Gea, un prototipo. Vi ho parlato di lei in un altro video perché c'è un'iniziativa collegata a omniauto.it, la macchina è qui parcheggiata, aperta, tutti la possono fotografare, ci possono entrare, la possono vedere, la possono toccare con mano, e andiamo ancora avanti. E ovviamente c'è anche un Audi, uno splendido esemplare di RS6, potentissimo, esageratissimo, nero, e ci sono anche tanti turisti. E chiudiamo con l'Audi City Lab, che non è un concessionario, non è uno showroom, ma diciamo un temporary store dove si può vedere tutto il meglio del design e della tecnologia, sempre del gruppo Audi. Ve lo faccio vedere da dentro perché ci sono delle curiosità, niente male. Benvenuto ve lo dà questa scultura di Moritz Waldemeyer, sono 200 LED messi a spirale, mi ricordano una spina dorsale, e poi naturalmente c'è una macchina, una signora macchina direi, un Audi R8 configurazione V10, 540 cavalli, ma il bello è poi salire di piano perché ci sono due piani e l'ingresso è libero. Ecco, questi sono belli, sono sci in carbonio, li hanno presentati qualche anno fa, esattamente nel 2012. Da quel che mi ricordo valgono qualcosa come 5-6 mila euro a poterseli permettere. Ma vieni di qua, questo è il mio oggetto preferito, completamente in alluminio, ne hanno fatti progettati pochissimi esemplari. Un biliardino, calcio balilla, firmato Audi, bellissimo. Credo che valga anche questo sugli 8 mila euro. E qua c'è una macchina per bambini che, insomma, bambini di lusso direi, una Type C, questo è un oggetto che è stato prodotto sempre dall'Audi Industrial Design nel 2006, non male. Qua ci sono delle macchinette fotografiche della Leica, direte cosa c'entra con Audi, le ha disegnate Audi Industrial Design, credo Walter De Silva ha seguito il progetto, alcune hanno vinto anche dei premi, questo mi sembra il Red Dot Award, vieni da questa parte perché ecco, questo è un altro oggetto che merita. Un e-bike, l'e-bike dell'Audi presentata nel 2012 in carbonio, un oggetto spettacolare dal punto di vista stilistico, ci sono anche dei video in rete molto molto belli che ritraggono delle persone a utilizzare questo oggetto qui. Ultima sala dedicata al toro Lamborghini, e qui c'è una egoista, la scultura di un egoista che è la Lamborghini, che è stata progettata dal centro stile di Wolfsburg per i 50 anni della casa di Sant'Agata Bolognese. Qua ci sono degli acrilici su tela dedicati alle ultime Lamborghini. Questa è la Aventador, firmata da Filippo Perini, che è il capo del centro stile Lamborghini. E questa ovviamente una Huracan. E infine, non poteva mancare, una Ducati. In questo caso una splendida Panigale R.